the boys, watch the girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across. Buonasera, sera. Sì, Sebastiano, insomma, lui appena mi ha visto... Do you remember me? I hope yes. Of course, we remember you very, very well. Vincenzo, innanzitutto sono felice stasera di essere qui a applaudire Sebastiano Somma, che è un attore veramente sensibile, bravo, professionale, serio. Ho fatto un caso di coscienza, una puntata, protagonista di puntata, valvole cardiache qualche anno fa. È un ricordo molto bello. E poi mi sto preparando per le Metamorfosi di Ovidio. Il 24 novembre sarò nell'Acquario Romano con Elisabetta Pellini, altra collega di una fiction famosa del Cantesimo 5. Leggeremo le Metamorfosi di Ovidio con l'accompagnamento musicale, con le grandi musiche dirette dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Il 6, altro grande evento di beneficenza per ricordare la catastrofe del terremoto dell'Aquila nella Basilica di San Giovanni Laterano, porterò anche la mia testimonianza. E poi il 7 aprile, anche quest'anno, leggerò il Gino Giordani, il ritratto dei Santi, voluto dal MEC nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Con Giulio Base, mi sembra, prima di me Giulio Base, Claudia Cole, e concludo io con il Gino Giordani, che è grande giornalista, scrittore, cofondatore con Chiara Lubich del Movimento dei Focolarini. Quindi diciamo siamo in atmosfera già quaresimale, aspettando questa Pasqua. E la televisione? La televisione inizia, oltre ad essere ospite del programma di Detto Fatto della Caterina Balivo, che salutiamo, che è bravissima conduttrice, per iniziare una nuova fiction con l'arrivo dell'estate. Quindi si torna, perché voglio dire, teatro è importante, ma ormai lo dicono anche i critici più acuti, più intelligenti: se sei in televisione sei in, e se non ci sei sei out. Quindi noi vogliamo essere in. Grazie, grazie, piacere di averti rivisto, e un saluto a tutti i miei amici del web, social network. Un grande abbraccio da Vincenzo Boccero. Te l'ho detto dei morlacchi? I? I morlacchi, i nostri vicini, danno in affitto il loro appartamento per l'estate. E cosa vuole? Ho detto che i morlacchi subaffittano il loro appartamento, fanno un viaggio in Europa. I morlacchi? Sì, per una specie di seconda luna di miele. Oh, poveracci. Perché dici così? Oh, secondo me quando una coppia ha bisogno di una seconda luna di miele vuol dire che la prima è svanita. Come sei cinico. Sono realista, Cicci. Guardo la realtà. Dimenta, sal di menta. Amore, è il tuo dentifricio, tesoro. Ah, sì, certo. Magnifica miscela, menta e caffè. Il meffè. Ciao, Mary. Ci conosciamo. Don't you remember me? Paventavo. Our song, la nostra canzone. Pietro Lorenzi! Pietro Lorenzi! Il mio fidanzatino del liceo! Sì! Baciava. Sì, è qualcosa che
che mi ha preso la mano, ma non capisco perché, scusa. Sì. Ma ti stai dicendo, beh? Lui, Pietro, il mio ex boyfriend. Lo so che non te ne ho mai parlato, però... come posso spiegarti adesso? Ma che cosa c'è da spiegare, Mary? Lui là! Lui là cosa? Pietro! Pietro? Sì, Pietro. Ma qui c'è su Pietro, beh? Tesoro, ho comprato del salmone per cena. Ah, ciao. Non pensavo che tornassi così presto, amore. Sì, dico che il salmone va benissimo. Sì. Sapevo che avresti gradito. Salve. Salve. Vado. Ho sposato una donna molto tollerante. Mary! Mary! Ti sei accorta di quello che succede qui? Mary! Sono sicura di sì, perché io posseggo quel magnetismo. Mary! Grazie a te. Ciao. 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 Ciao.
era meglio Dante. Vabbè. È brevissima, l'abbiamo ammirata, è stato quanto, un'ora e qualche cosa? Penso un'ora e mezza, un'ora e venti. Ma è un volo funambolico. Grazie. Secondo lei, un amante irreale, che però invece è reale, serve a navigare meglio le acque di un matrimonio Ma non mi faccia dire queste cose, io non sono sposata, per cui non posso dare giudizi. Però come fa bene la luce? Lo so, difatti, il nostro mestiere è questo, quindi non posso, mi sta chiedendo una cosa un po' troppo, come dire, un po' intima, un po' troppo. Ma una splendida tecnica. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, è stata molto gentile, vi siete divertiti allora, sì, bene, sono contenta. Devo dire proprio brava, complimenti. Grazie, grazie, ciao, arrivederci. E qui siamo con Martina Duane. Bravissima Duane, non Duane. Ma lei lo sa che io non l'ho riconosciuta quando è uscito come seconda volta, dico quando è uscito la volta. Infatti torno di nuovo con gli occhiali da sole perché se no non mi riconosco. In effetti, grazie mille, era così bravo. Ecco, secondo lei, un amante immaginario che poi invece è reale, ma può riuscire a sanare gli accostamenti di un matrimonio sua disanza felice? Ma essendo quasi sposato direi di no, a mio vantaggio. Però non lo so, nella commedia sì, e quindi diciamo la commedia vince. Quanto sei divertito? Tantissimo, tantissimo. Siamo al gabbio. Non è il primo spettacolo che faccio con Gigi. Lavorare con lui è un piacere, lo so. È un piacere, un arricchimento. Si cresce ogni volta, si acquisisce sempre qualcosa in più, cioè è un maestro. E poi tornare da una madre ex amante che è danzata. Ma quella è un'idea geniale sua, perché nel testo non c'è. Splendida come la cosa, perché è una meraviglia proprio. Ah, no, certo. La situazione di quelle fantastiche. No, ma l'idea di Gigi di diversificare i personaggi, perché nel testo il personaggio è uguale a quando appare, invece lui ha fatto proprio due tempi, come se lo ricordava negli anni 70 e come diciamo come invece oggi. La poi oggi. E quindi proprio è l'idea di un regista che apporta un valore aggiunto a un testo. Ma complimenti per il tuo veramente. Grazie molto ancora. Bravo. Grazie ancora. Molto gentile. Piano Zoom è il protagonista di questa Remember Me. Come la ricordava? Come la ricordava la madre, Remember Me? L'amante. 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 Beh, un po' sconvolto, insomma, si rimane un po' sconvolto davanti a una cosa così incredibile. L'unica donna della sua vita che lui veramente ha amato, che lo tradisce un uomo immaginario. Ma che continua ad amare. Però intanto, aspetta, la pace sono in fronte, è chiaro che lei voleva qualche altra cosa. Sì, cioè, ma è indubbiamente una storia che serve proprio a raccontare un po', quegli stati d'animo un po', certo, ormai addormentati dopo tanti anni di rapporto, coppie che sono un po' quasi scoppiate, che stanno sull'orlo di una chiusura, è qualcosa che invece suscita, invece, che sconvolge un po' la loro scatena e che faccia ripartire gli entusiasmi, insomma, quindi questo vuole essere la commedia, molto gradevole. Sei molto bravo. Grazie, grazie. E soprattutto anche la piccolina, che poi la piccolina è scatenata. Chiara, sì, Chiara Mastalli, brava. È scatenata il pugliese per me. Sì. Allora, grazie. Ciao, bello, ciao. Siamo ieri, te la foto, tanti auguri. Qui è buio. Chiara Mastalli è il peperoncino sulla chiesa, perché è chiamata dal marito disperato che la moglie ha un... Vabbè, cioè, non spieghiamo tutto perché altrimenti non vengono più. No, sennò non vengono più. Ecco, com'è la sua parte? Divertentissima. È divertentissima. Pugliese, è un vulcano, non... Non sta ferma un attimo, non smette mai di parlare, vuole fare l'attrice e va dritta per la sua strada, non ascolta nessuno. Assolutamente, sei divertita? Moltissimo. E allora moltissimi auguri e grazie mille. Tutta la carriera futura. Grazie mille, grazie, gentilissimi, arrivederci.